Ciao a tutti e benvenuti alla terza puntata della rubrica Leopoliticando, ideata e condotta da un gruppo di studenti del liceo Leonardo da Vinci che frequentano il laboratorio interattivo di politica. Qui a condurre oggi con me c'è Nicolas. Grazie Ambra. Come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, questo è il terzo anno consecutivo in cui il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propone il laboratorio interattivo di politica. Tra le novità di quest'anno c'è anche questo programma che state ascoltando, nato grazie alla collaborazione con la Blogos Web Radio di Casalecchio di Reno. In questo modo vogliamo condividere la nostra esperienza anche al di fuori delle mura scolastiche, con un servizio radiofonico per ognuno degli incontri del laboratorio, che si svolgeranno fino a marzo. Il terzo incontro è stato dedicato alla politica internazionale, in particolare al conflitto israelo-palestinese e alla preoccupante crescita dell'Asia nello scenario mondiale. Per affrontare meglio le tematiche abbiamo avuto come ospite Michele Chiaruzzi, docente di relazioni internazionali all'Università di Bologna. Il dibattito è iniziato con la questione israelo-palestinese, leggendo un articolo di Repubblica di Lucio Caracciolo, che descrive la situazione in Palestina come irrisolvibile allo stato attuale delle cose. Il professore Andrea Marchi, coordinatore del laboratorio di politica, ha riassunto brevemente l'intera storia del conflitto e ha sottolineato le tre questioni chiave che, finché non saranno risolte, impediranno alla guerra di finire. Prima di tutto lo status di Gerusalemme, città per molti aspetti al centro dello scontro ideologico, poiché sede di tre fra le religioni più praticate al mondo. In secondo luogo, la rivendicazione al ritorno dei discendenti palestinesi, che Israele non intende accettare per nessuna ragione. Infine, il riconoscimento della legittimità dello Stato di Israele. Il professor Chiaruzzi ha approfondito proprio quest'ultimo punto, indicandolo come uno dei fattori principali. Infatti, quando gli abbiamo chiesto quale fosse la questione determinante nel conflitto israeliano-palestinese, ci ha risposto così. La questione determinante di quel conflitto, se così si può dire, non essendoci mai una questione determinante e non essendoci mai una sola causa, nei conflitti come negli altri eventi della vita, la questione per noi, che chiameremo quindi più importante, è la questione della mancanza di riconoscimento fra uguali, con stessi diritti e stessi doveri. Questo riconoscimento, penso, si possa ottenere nel mondo in cui viviamo solo attraverso il riconoscimento politico. Cioè solo attraverso il riconoscimento di due stati, perché l'espressione migliore e più compiuta che la comunità umana ha di riconoscersi pari diritti e pari doveri nelle relazioni internazionali è attraverso gli stati. Se manca uno stato fra due in conflitto, come possono essere riconosciuti pari diritti e pari doveri? Lo scontro israelo-palestinese, iniziato nel 1948 e non ancora terminato, si è articolato storicamente in vari tentativi di far convivere più o meno pacificamente due popolazioni differenti, che in realtà sono molto più simili di quanto si creda. Sul tema della diversità politica, sociale e culturale, ancora una volta Chiaruzzi intervenire e indica la politica come l'unica strada per superare confini e abbattere muri. Potremmo dire che molto unisce palestinesi e israeliani, molto rispetto ad altri popoli. Penso che ci siano elementi che uniscono più gli israeliani ai palestinesi che, per esempio, fra palestinesi e abitanti di Vanuatu. Malgrado ci siano molte affinità, molti aspetti di possibile riconoscimento dell'altro in quanto tale fra israeliani e palestinesi, noi abbiamo un'amplificazione della diversità, è un'amplificazione politica però, che passa attraverso la costruzione di muri, la separazione fra le comunità, la separazione dei popoli, l'invenzione di confini, confini sul terreno, confini sulle case, confini nelle acque, confini ovunque, confini politici che separano individui che in realtà molto hanno in comune. Per esempio lavorano insieme, molti sono cittadini dello stesso Stato. Per esempio esistono cittadini di Israele che sono arabi. E quindi questi aspetti di similitudine, questi aspetti di comprensione reciproca che ci potrebbero essere, sono ampiamente amplificati dalla
diversità politica, che però ha un'origine evidentemente politica, e quindi nella politica deve trovare e può trovare la sua soluzione. Seconda parte del laboratorio, l'attenzione si è spostata sull'Asia, introdotta da un articolo della Stampa di Paolo Mastrolilli. Centro dell'articolo è l'esponenziale sproporzionata crescita che si prevede che l'Asia raggiungerà in meno di 20 anni. Nel frattempo, l'Europa continuerà il proprio lento declino a causa dell'invecchiamento della popolazione. Il Nord America riuscirà a raggiungere una relativa autonomia energetica, ma dovrà cedere la leadership che ritiene di avere sul mondo. Invece la Cina raggiungerà un potere economico superiore a quello di Europa e Stati Uniti messi insieme. Gli studenti hanno inizialmente manifestato inquietudine, mista rassegnazione di fronte a questo scenario di crisi mondiale, che riguarda soprattutto l'Occidente, di pari passo con l'avanzare della Cina. Alcuni di loro hanno poi sollevato degli interrogativi, presto accolti da gran parte dei professori e degli studenti stessi. Che cosa si intende per progresso? Effettivamente, gettando una lente d'ingrandimento su questa parola, ci si rende rapidamente conto che il progresso asiatico è pressoché esclusivamente economico, mentre sul piano umano e civile non solo è quasi totalmente assente, ma per molti versi in questo campo si può addirittura intravedere un regresso. Ne sono prova l'inaudito inquinamento delle metropoli cinesi, Pechino in testa. La difficoltà quasi insormontabile di opporsi al travolgente aumento delle nascite nei paesi orientali e le conseguenti disuguaglianze sociali presenti, che conducono buona parte della popolazione a vivere in condizioni di miseria totale. Su questo aspetto uno studente ha espresso il suo punto di vista. Sentiamolo. La crisi che si profetizza dai sovrani degli stati in questi ultimi anni non è il risultato di un errore dell'economia o della finanza, ma della società. La crisi economica e finanziaria è il risultato di una crisi umana e sociale che si ripercuote sull'economia. Quindi, se noi vogliamo fermare il declino economico della nostra società, prima bisogna lavorare dal punto di vista sociale e individuale. Secondo il professor Sacci, in Africa si può intravedere qualche barlume di sviluppo e questo continente potrebbe giocare un ruolo utile a contrastare lo strapotere della Cina. Sempre secondo Sacci, il progresso non deve essere giudicato in base al capitale finanziario, ma in base ad un possibile riallineamento tra paesi più e meno sviluppati. Su questo punto il professor Chiaruzzi ha aggiunto che ciò che si prospetta per il futuro dell'Europa non sarà necessariamente un declino, perché la Cina, forse, non sarà una minaccia. A conclusione del laboratorio, Chiaruzzi ha espresso il suo concetto di progresso a livello di politica internazionale. Il concetto di progresso è un concetto sdrucciolevole, cioè lo si cerca di afferrare e lui sfugge da tutte le parti, se noi consideriamo il corso storico. Per esempio, se noi consideriamo il corso storico della politica internazionale, noi vediamo che molte persone, uomini e donne, hanno pensato di essere sulla via del progresso. Quale progresso? Quello che anche io, e questa è la mia opinione personale, posso reputare come vero progresso nelle relazioni internazionali. E cioè il fatto che gli uomini e le donne risolvano le loro controversie e i loro conflitti con la politica e non con la guerra. Cioè, in altre parole, che gli uomini e le donne divengano in grado di risolvere le loro divergenze, di qualunque natura siano,
senza spargere il sangue dell'altro e senza usare gli strumenti che portano alla morte. E quindi il progresso nella politica internazionale potrebbe essere definito come il raggiungimento del dialogo come unico metodo di risoluzione delle controversie internazionali. Per oggi è tutto. Ringraziamo Chiaruzzi e lo studente che ci hanno concesso le interviste e Michele per la redazione della puntata. Ringraziamo anche voi per averci ascoltato. Potete trovare maggiori informazioni sul sito www.elblogos.it e sulla nostra pagina di Facebook Leopoliticando, dove potete commentare le nostre puntate e mandarci i vostri consigli e le vostre osservazioni. Questa puntata è stata realizzata dalla redazione di Leopoliticando, composta da Valentina, Arianna, Ambra, Nicolas, Tommaso, Stefano, con il supporto della redazione della Blogos Web Radio. Un saluto da Ambra e da Nicolas, alla prossima puntata di Leopoliticando.